Buongiorno, bentrovati, siamo in diretta dalla città di Reggio Calabria, Elisabetta Marcianò. In questo momento vedete un gran numero di persone riunite qui in questo spiazzo. Siamo alla fine del lungomare di Reggio Calabria, quello che poi dovrà unire appunto la via Marina al Parco Lineare Sud, e quindi una via Marina intera che arriverà fino alla periferia di Reggio Calabria, una via Marina, pensate, di 28 chilometri. Ma in questo momento siamo in piazza perché oggi l'organizzazione Plastic Free si è riunita per ripulire dalla plastica naturalmente questa zona, che vedete non c'è solo plastica, ma è assolutamente fortemente in degrado. Come potete vedere, in questo momento si stanno organizzando per fare una foto di gruppo, ma fino adesso hanno lavorato, e poi continueremo a seguire le operazioni di raccolta rifiuti. Cercheremo anche di intervistare qualcuno per capire. Come potete vedere, l'età è molto molto giovane, sono soprattutto ragazzi, e questo rincuora questo tipo di operazioni, perché la partecipazione è assolutamente è molto partecipata, e quindi però l'età media è bassa, quindi l'attenzione all'ambiente e alla natura è un'attenzione che riguarda soprattutto i giovani. Ecco qua, vi faccio vedere naturalmente che sono coadiuvati anche dalla dall'azienda dall'AVR, che si occupa proprio della raccolta rifiuti. Eccoli qua, quindi adesso stanno facendo la foto di gruppo. Io vi faccio vedere lo stato di degrado che c'è in questa zona, come vedete. Vi faccio anche vedere una cosa particolare che riguarda la storia della città. Quella che vedete lì è una statua, un'opera d'arte. Eccoli qua, ecco qua i nostri ragazzi che festeggiano, diciamo, questa giornata. Ora ci avviciniamo a uno degli organizzatori. E vi faccio vedere anche lo stretto di Messina, naturalmente. Eccola qua, la giornata è splendida, una splendida giornata di sole, un po' di vento però, ecco. In questo momento organizzati per fare la foto e riprendere le azioni di pulizia che vanno avanti dalle 9:30. Questa è un'azione partecipata, organizzata appunto da un'associazione nazionale Plastic Free. Ecco. Intanto grazie mille. Buongiorno. Ciao, diamo una mano là. Ciao. Buongiorno, lui è il delegato al Verde Pubblico del Comune di Reggio Calabria. Siamo in diretta su Tempo Stretto. Sì, buongiorno a tutti, un'altra bellissima giornata grazie a questi meravigliosi ragazzi di Plastic Free, che li ha visti impegnati da stamattina alle 9:30 nella pulizia della zona del Teppietto, che è abbastanza, diciamo, da rigenerare, ma comunque oltre, diciamo, questo bellissimo bagno di giovani che finalmente, risvegliando le loro coscienze, stanno prendendo in mano le sorti della città, e siamo felici di queste giornate. Ce ne saranno altre. Davide Arillotto è un ragazzo meraviglioso, le altre due ragazze che lo aiutano, come ho già avuto modo di dire, sono veramente un esempio trainante per la nostra città. E l'augurio che presto questo posto, dopo essere stato ripulito, sia oggetto di un intervento di riqualificazione, perché l'amministrazione ha già comunque provveduto alla progettazione, e speriamo
nel più breve tempo possibile di affidare i lavori e di compiere un'opera che andrà a completare, diciamo, oltre al waterfront che speriamo presto inaugurare, la prosecuzione verso il parco lineare sud, dove a breve iniziano pure i lavori del ponte Palopinace, e quindi dare questo pezzo meraviglioso alla città più fruibile. Ecco, magari per chi ci ascolta, qual è il progetto della Via Marina? Allora, il progetto partirà dal parco lineare sud e collegherà attraverso anche questa zona la Via Marina passerà da Pineta Zerbi, arriverà al waterfront, proseguirà al parcheggio fotovoltaico e culminerà con l'opera del Museo del Mare, che da poco è stata inserita nelle 14 opere nazionali dal Ministero della Cultura e quindi ha avuto il finanziamento. Un progetto ambizioso che vuole un lunghissimo lungomare, sì. Non più il più bel chilometro d'Italia, ma quanti chilometri? Saranno tanti chilometri, perché poi, diciamo, l'amministrazione continuerà sia dal lato, diciamo, nord che dal lato sud, andando verso Catona da una parte e verso Bocale dall'altra. Il piano spiagge stesso che a breve sarà, diciamo, in conferenza dei servizi e poi rivotato in consiglio comunale, diciamo così, è un altro pezzo che va a completare questa visione della città che guarda il mare e che al mare si deve ispirare. È una città anche che guarda Messina. E che guarda la nostra sorella nello stretto, per un, diciamo così, un progetto ancora più ampio che ci veda collegati come città dello stretto, insomma, Reggio e Messina. Alla fine due città metropolitane che unite dal mare, non unite dal mare, unite dal progetto europeo, diciamo, no? Anche perché comunque saranno delle capitali europee anche loro. Va bene, allora grazie consigliere, io faccio un giro, diciamo, cominciamo, insomma, a farci raccontare da questi ragazzi l'esperienza di stamattina. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Buongiorno ragazzi, siete in diretta dalla pagina di Tempo Stretto, quotidiano online di Messina. Salutate e raccontatemi che cosa significa stare qui e lavorare in questo modo per la città. Significa badare al bene comune. E quanto è importante? Questa non è la prima azione che fate? L'altra l'abbiamo fatta qualche settimana fa al Lido Comunale. Uh-huh. Insomma, è importante perché noi comunque viviamo certi ambienti e c'è bisogno, insomma, di più rispetto. Siete moltissimi giovani, ho visto che siete tantissimi. Cosa significa questo? Significa che noi giovani abbiamo a cuore la causa, diciamo, ambientale, e noi siamo i padroni del territorio del futuro. Quindi... I padroni del territorio del futuro. Mi piace questa affermazione. Allora, volete dire qualcosa anche voi? Quanta plastica avete raccolto stamattina? Siete qui dalle 9:30. Sì, siamo qua dalle 9:30, abbiamo raccolto veramente tantissimi sacchi di plastica, ma non solo, purtroppo, perché ci sono anche altri rifiuti che non rientrano solo nella plastica, ma anche indifferenziata, e direi anche rifiuti speciali. È dura, però è bello, dà molta soddisfazione sapere di stare facendo qualcosa per la comunità in cui viviamo, questo sicuramente. Ma tutti questi rifiuti sono anche indice di un grado di inciviltà non indifferente, no? Purtroppo sì, quello che non riusciamo a spiegarci è perché la gente riesca a fare una cosa simile nello stesso posto in cui alla fine viene a passeggiare giornalmente, quindi, cioè, a me non verrebbe mai in mente di farlo, però evidentemente c'è bisogno di sensibilizzare molto di più la popolazione per evitare che queste cose si ripetano ancora, e penso che questo sia già un grande segnale. Quindi secondo te, oltre a queste azioni che naturalmente fanno un favore tra virgolette a chi sporca, no? Perché comunque poi c'è qualcuno che raccoglie i rifiuti. Cosa si dovrebbe fare per sensibilizzare invece chi non è educato in questo senso? Sicuramente riuscire a far capire quali sono poi i danni anche a lungo termine che si creano all'interno di una comunità facendo così, perché penso che il problema principale sia quello di non rendersi conto del danno grave che si fa. Si pensa che probabilmente solo una carta oggi non faccia niente, però se una carta la butto io e una carta la butta anche il mio amico e poi anche l'altro amico del mio amico, questa non diventa più soltanto una carta ma sicuramente una tonnellata, e quindi... Anche perché tutti questi rifiuti vanno a finire nel mare. Esatto. È un recente studio
veramente una recente ricerca ha individuato milioni di tonnellate di rifiuti. Sì, lo stretto di Messina è una delle aree inquinate sicuramente del Mediterraneo. Quindi... grazie e buon lavoro ragazzi. Grazie mille, grazie. Bene, allora proviamo a raggiungere la zona in cui stanno raccogliendo i rifiuti, che è poco più avanti. Vediamo un attimo di capire se sono aiutati, no? Sicuramente c'è il vento che dà un po' fastidio, però siamo sul lungomare di Reggio Calabria e il vento è qui è di casa. Allora, ecco, vedete tutti i sacchi, naturalmente sono raccolte organizzate appunto insieme alla ditta che si occupa della raccolta porta a porta, della gestione della raccolta porta a porta a Reggio Calabria, la VR, quindi non sono azioni fai da te, ma assolutamente autorizzate, come avete visto, con la partecipazione anche del comune di Reggio Calabria. Ecco qua, noi stiamo arrivando in una zona in cui stanno lavorando, proviamo a parlare anche con chi ha organizzato, vi faccio vedere anche l'Etna sullo sfondo se riuscite a vederlo, e proviamo a incontrare, eccoli qua, vedete sono supportati dalla ditta di raccolta che gestisce appunto, ecco qua. Ecco qua siamo di nuovo. Proviamo ad entrare, scusami Davide, allora tu sei pure lei l'organizzatore insomma di questa giornata, siete in diretta, raccontate a chi ci ascolta, soprattutto appunto città di Messina, che cosa sta succedendo e perché servono queste iniziative. Sì, allora qua siamo al tempietto di Reggio Calabria, oggi abbiamo fatto il sesto appuntamento della raccolta Plastic Free, siamo i referenti provinciali, io Davide, lei è Serena e poi di là in un'altra zona c'è anche il Giulio Suraggio. Stiamo dando una piccola mano per quanto riguarda la cura del nostro territorio. E queste sono le zone principali, il tempietto vicino alla Via Marina dovrebbe essere un punto strategico della nostra città. Purtroppo era pieno di rifiuti. Adesso lo è ancora, ma abbiamo dato una bellissima mano per la salvaguardia del nostro territorio, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione delle persone, questa è la cosa più importante. Che tipo di risposta c'è stata e come... io so che avete fatto un sondaggio per... Sì. Raccontateci. Allora, noi abbiamo fatto una serie di raccolte e nell'ultima volta abbiamo creato un gruppo WhatsApp con tutte le persone presenti la scorsa volta e poi abbiamo fatto un sondaggio su Instagram dove preferivano praticamente dove volevano fare questa raccolta. È stato scelto il tempietto e la scorsa volta eravamo 120, oggi ancora non abbiamo la lista, ma credo proprio forse eravamo pure di più. Sì, abbiamo superato. Quindi... E la cosa bella è che eravamo praticamente quasi tutti giovani, e i bambini se l'è vista l'altra referente, dove siete andati? Sì, quindi anche i bambini partecipano. Sì, assolutamente. Accompagnati dai genitori naturalmente. Certo, sì, con i più piccoli siamo stati in Via Marina Bassa, abbiamo fatto tutta quella zona perché era un po' più accessibile e meno pericolosa per loro e anche lì abbiamo fatto un gran lavoro, soprattutto di sensibilizzazione, di rieducazione, quindi un buon lavoro, ci siamo molto soddisfatti. Va bene, il prossimo progetto? Prossimo appuntamento, ancora non è stato fissato, ma tanto penso proprio che torneremo qua perché non abbiamo finito, però il prossimo appuntamento dovrebbe essere alla spiaggia di Pellaro. Subito fuori Reggio. Poco fuori Reggio. Sì, esattamente. Va bene, allora vi ringrazio. Grazie a voi. Buon lavoro, vedo che c'è insomma tanto lavoro ancora, sì, da tanto fare. Tanto lavoro, però è bello così, piano piano cerchiamo di dare uno spunto nell'avere una salvaguardia migliore del proprio territorio, che è importante. Va bene, grazie. Ciao. Buon lavoro, ciao. Allora, continuiamo a fare questa passeggiata diciamo con voi, insieme a voi, sempre sullo sfondo ci segue il mare, ci segue lo stretto di Messina. Buongiorno,
Steve Parisi. Buongiorno. Ti vedo impegnato qua, sei in diretta dalla pagina di Tempo Stretto, quotidiano online Messina e Reggio Calabria, ci stanno seguendo. Tu sei impegnato qua con questa appunto giornata ecologica. Come si può non dare una mano a questi ragazzi che sono veramente l'espressione della parte buona di Reggio Calabria, che non sta con le mani in mano e che non fa semplicemente lamentele, ma si dà da fare, si rimbocca le maniche e opera laddove c'è una evidente assenza dell'amministrazione comunale. Ecco, approfitto anche di te perché insomma sei anche il presidente dell'associazione dei B&B di Reggio Calabria, quindi approfitto anche di te per farti un paio di domande rispetto a quest'ultimo anno, rispetto al turismo, rispetto anche a quello che è stato fatto o che non è stato fatto per aiutare la vostra categoria. Allora, se Reggio Calabria si trova in zona arancione fino ad oggi, noi come... Da lunedì siamo in zona gialla. Da lunedì saremo in gialla, però il settore turistico è in profondo rosso. Noi siamo da oltre un anno in una crisi, direi, enorme, mai vista prima, che chiaramente è legata alla pandemia e al divieto e alle limitazioni di spostamento. Adesso, se da lunedì passeremo in zona gialla, sicuramente avremo subito, immediatamente, qualche notizia positiva e speriamo che, diciamo, di andare sempre a migliorare fino ad agosto, mantenendo sempre le regole che ci saranno in vigore di distanziamento e di protezione personale, però diciamo i B&B e tutto il settore ricettivo di Reggio Calabria ha sofferto enormemente di questa chiusura. Ecco, rispetto a questo, ci sono stati dei ristori per le vostre categorie? Quali sono stati gli aiuti che sono arrivati dallo Stato? Ci sono stati alcuni ristori, ci sono stati alcuni aiuti assolutamente insufficienti, però qualcuno delle strutture, diciamo, che ha potuto partecipare ai ristori anche della Regione Calabria ha goduto di qualche beneficio, ma parliamo veramente di una frazione di quello che è stato il danno subito. Va bene, grazie e ti auguro buon lavoro e alla prossima. Manteniamo Reggio pulita e facciamoci responsabili dell'uso della plastica, perché è veramente una piaga. Infatti, grazie. E allora io vi saluto con questa splendida immagine. Eccolo qua, lo stretto, le barche a vela, i ragazzi che lavorano per il futuro della città. Tempo Stretto, Reggio Calabria, Elisabetta Marcianò e tutto, e tanti auguri alle mamme.